come al solito è sempre la ripartenza, è come andare a scuola. Si è tutti felici, ci si riabbraccia, ci si saluta, come sono andate le vacanze e tutto. Però comincia poi la vera fatica per prepararsi al meglio per il campionato. Più orgoglio, più soddisfazione per lei nel vedere così tanti atalantini fare bene con le rispettive nazionali e sentire anche citare molto frequentemente l'Atalanta nei vari commenti? Questo fa un immenso piacere per chi lavora per l'Atalanta, per chi appartiene al mondo atalantino, è il massimo che si poteva ottenere sia in termini di risultati calcistici e anche come opinioni, cioè ogni riferimento a un'azione, a un gol particolarmente bello viene sempre citata, è come l'Atalanta, e questo è per noi soddisfazione immensa. Si aspettava che i suoi giocatori facessero così bene con le rispettive nazionali? Onestamente a questi livelli no, però abbiamo avuto dei giocatori estremamente importanti dove si sono anche loro fatti notare da un mondo calcistico che poi non è solo italiano, europeo, ma internazionale, quindi anche a loro giova a dare il massimo quando giocano con le loro nazionali. Due campioni d'Europa, due vincitori della Coppa America e due giocatori che in Coppa America si sono classificati al terzo posto. Anche questo per l'Atalanta è un record. Sì, è una continuità di record e anche quest'anno abbiamo fatto parecchi record. Speriamo di continuare però così, perché sono segnali importanti di giocatori che, scelti fin dall'inizio, sono stati bravi i nostri osservatori e chi fa questo tipo di lavoro a portare all'Atalanta i giocatori che sono semi sconosciuti ma poi diventano giocatori importanti. Questo merito al mister, allo staff e tutti quanti. Ci sperava che l'Italia potesse vincere il campionato europeo? Ma io, da come l'ho vista fin dalla preparazione o prima delle partite ufficiali determinanti nei gironi, ha sempre mostrato un calcio molto interessante. Ripeto, anche questo tipo di modello è stato rimarcato diverse volte come il modello Atalanta, per cui se Mancini ci ha copiato, ben venga, vuol dire che no, lui è stato ed è una persona straordinaria, un giocatore straordinario è stato e soprattutto un grande allenatore. Questa è la sua 11ª stagione all'Atalanta, secondo ciclo, la sua 10ª consecutiva in Serie A. Un altro obiettivo centrato. Io l'avevo promesso, e sembrava utopia ed era invece un obiettivo che volevamo raggiungere con la mia famiglia, questo risultato che sarebbe stato il massimo nella storia anche atalantina. Ce l'abbiamo fatta, diciamo che abbiamo forse anche migliorato delle posizioni che prima non c'erano, posizioni di classifica. Quindi adesso il prossimo traguardo da tagliare? Io dico sempre, primo obiettivo è mantenere la categoria, ma non lo dico tanto perché l'Atalanta deve partire da lì. Poi tutto quello che arriva in più è tutto fantastico, guadagnato, inaspettato. Questo deve essere anche da parte della tifoseria tenerne conto, perché non è facile comunque per una società di provincia a ottenere e riuscire a stare a questi livelli dopo anche già anni importanti. Presidente, però Ceferin ha detto che dell'Atalanta il calcio internazionale ha bisogno, quindi... E tutti hanno bisogno del calcio dell'Atalanta e qui bisogna dare merito sicuramente al mister e al suo staff che ha fatto un lavoro egregio. Quindi cosa si aspetta da questa stagione? La salvezza lo diciamo noi. Di fare un buon campionato, un bel campionato, rendendo felici la nostra tifoseria.